Jetzt bringen wir zurück ins Jahr 10 und zwar im Jahr 1962. Sono un fotografo documentario, però sono arrivato alla fotografia tramite lingue orientali, quindi ho studiato lingue orientali a Venezia, mi sono trasferito in Cina, avevo già iniziato prima a fotografare, però diciamo per hobby, come facevo anche video e altre cose, e in Cina poi dopo ho deciso di iniziare professionalmente a lavorare come fotografo. Per un po' di anni ho lavorato per un'agenzia, Contrasto, come fotoreporter dalla Cina. Ho iniziato a sviluppare progetti a lungo termine che poi dopo ho proseguito a fabbrica prima e poi alla Bevilacqua La Masa, e da lì ho iniziato l'anno scorso poi a pubblicare libri grazie a Roroff, la casa editrice che ho fondato insieme a un'amica. Il progetto Eden Islam è nato nel 2009. Avevo lavorato precedentemente sulla comunità islamica in Cina, quindi mi concentravo sulla minoranza degli Uiguri che si trovano nel nord-ovest della Cina. Ho fatto un progetto là che abbiamo anche pubblicato, il libro si chiama Oasis Hotel, ed era un progetto, però siccome era scattato in Cina aveva tutta un'altra natura. Dopo aver terminato quel progetto lì ho deciso di iniziare un progetto a lungo termine nel nord-est, da dove provengo, quindi ho vissuto, sono nato a Bolzano, proprio ho vissuto tra Venezia, Treviso e Trieste per molti anni, ed è stato automatico un po' il passaggio dall'Islam documentato in Cina a passare quello in Italia. Mi trovavo nel contesto di Treviso, che all'epoca c'era il governo della Lega Nord e c'erano molti attriti tra la comunità islamica e la comunità locale, e da lì è scaturito il progetto. Il progetto non è un progetto di denuncia, perché è una mappatura degli esterni in modo molto clinico e sociologico, direi, però mostra una situazione abbastanza critica che potrebbe anche essere interpretata come una denuncia, o perlomeno dimostrare effettivamente una fotografia di com'è la situazione concretamente. La forma del libro si è sviluppata negli anni, quindi non è, il progetto ha fatto click verso la fine, l'ultimo anno che stavo documentando i centri islamici. Avevo sempre idea di andare a documentare gli interni e come venivano utilizzati questi centri islamici, tutte le attività svolte, dalla preghiera alle lezioni coraniche, alle lezioni di arabo, e in generale tutta la vita, le feste di Ramadan. Però al tempo stesso volevo anche mappare questi luoghi, quindi sia gli interni sia anche gli esterni. Negli anni ho sviluppato vari menabò del libro, che nessuno andava veramente a soddisfare il progetto o l'idea che avevo io del libro stesso, perché non riusciva a raccontarlo, rimaneva sempre un libro fotografico molto tradizionale, che non era quello che volevo, perché volevo comunque che diventasse anche un documento a sé stante che funzionasse anche al di fuori del mondo della fotografia. Nell'ultimo anno, quando dopo aver tentato di pubblicarlo con vari editori e avendo percepito un interesse, a volte sì c'era interesse, però mai un interesse abbastanza profondo da voler proprio pubblicare il libro, l'ho preso in mano io, quindi ho deciso di autopubblicarlo, e anche ho preso in mano la parte grafica e concettuale del libro, e da lì diciamo che si è sviluppato, e sono riuscito a terminare tutta la mappatura degli esterni, e grazie a un consiglio di uno scrittore che si chiama Paolo Valente, mi ha consigliato finalmente di sovrapporre gli esterni e gli interni, che inizialmente non avevo preso in considerazione, quindi volevo prima fare un libro che sì contenesse entrambi i corpi di lavoro, però che fossero alternati, quindi all'inizio c'era la parte degli interni e poi c'era un'appendice che andasse a raccontare la mappatura, e invece dopo con questa sovrapposizione si è creato il libro come oggi, quindi adesso riguardandolo mi sembra è come me lo sarei immaginato, come l'idea che avevo io lontana, però dopo ci vuole un percorso prima di arrivarci. Io non volevo che il libro diventasse un libro fotografico in senso tradizionale, ma non che non fosse un libro fotografico, perché in Italia, ma anche in generale nel mondo, adesso c'è un movimento che sta nascendo da case editrici indipendenti molto giovani, e stanno sviluppando anche dei prodotti editoriali fotografici che sono molto diversi dal libro come lo conoscevamo prima, che è la cosa bellissima, perché a volte sono cose artigianali, ma a volte effettivamente sono dei prodotti molto diversi,
che hanno anche dei prezzi anche diversi, molto spesso sono anche più accessibili di libri molto più cari. In generale credo che ci sia fermento anche in Italia, specialmente negli ultimi 6 mesi si sta compattando si sta creando una rete tra i vari editori indipendenti. Questo mese ci sarà un incontro allo studio Marangoni a Firenze, un Photo Book Day. Un bellissimo esempio era adesso a Reggio Emilia, Fotografia Europea, dove autonomamente gli editori indipendenti, capitanati da Simone Donati di Terra Progetti e di Scipula, hanno deciso di creare un mercato del libro fotografico, nonostante il festival non l'avesse previsto all'interno della sezione ufficiale, ed è stato bellissimo perché siamo stati lì tutto il weekend con i nostri banchetti a vendere i libri e ha funzionato molto bene. Quindi bisogna ammettere che c'è questa spinta anche molto giovane dell'editoria fotografica, è molto sana. Si sta sviluppando un mercato. Non è ancora ai livelli come all'estero, anche noi vendiamo molto di più all'estero che in Italia, in particolare rispetto alle librerie fotografiche, e ci sono ancora molti pochi festival legati al mondo della fotografia. E anche quelli che ci sono legati al mondo dell'editoria indipendente in Italia si vende molto di meno rispetto all'estero. Però sta aumentando, questo si nota. Sì, già noi dall'anno scorso, dal festival al MIA, il festival a Milano, a quest'anno abbiamo anche noi notato un incremento nelle vendite, nonostante fosse abbastanza di nicchia all'interno della sezione della fiera. Io sì, sto proseguendo con altri progetti, faccio parte di un'associazione che si chiama Fotoforum a Bolzano, abbiamo una galleria con la quale sto curando varie mostre, abbiamo appena presentato settimana scorsa un nuovo libro che si chiama L'Enciclopedia di Kurt Kavitzian, insegno fotografia all'università, e anche all'interno del carcere di Bolzano, quindi proseguo con l'attività didattica e ogni tanto, quando trovo il tempo, cerco anche di fare foto. Un po' meno che prima, però sono progetti anche questi a lungo termine, quindi si sovrappongono molto, quindi si svilupperanno negli anni. Denizlam è un primo capitolo di un progetto a lungo termine sul nord-est al momento, quindi spero di uscire nei prossimi anni con i prossimi capitoli. Vedremo se ci riesco.